Il Tribunale per i diritti del malato vuole essere una proposta alla società civile per far sì che i malati acquistino un diritto di cittadinanza, se vuoi, all'interno dei nostri ospedali, cioè possono dire, possono essere riconosciuti interlocutori validi. Prima è arrivata una signora che ci ha lasciato un foglietto con scritto al sesto piano dormono con gli scarafaggi, l'ha lasciato sul tavolo ed è scappato, penso per paura che ci fossero rappresaglie all'interno dell'ospedale. Oppure un'altra signora è arrivata, è uscita piangendo, ha detto mio figlio sta in questo ospedale, adesso è sparito, non so più dove è andato a finire. Le nostre sentenze, dicono i promotori del tribunale, avranno un valore simbolico, non giuridico, solo morale e politico. Ma se verranno fuori responsabilità penali, passeremo le denunce alla magistratura. Allora, Elisabetta ha 50 anni, è una signora di Modena che deve fare un esame per l'osteoporosi, verificare quanto calcio ha nelle ossa.